ci vuole tanto coraggio e soprattutto tanto amore per il proprio paese, perché un giovane della tua età sceglie di investire qui. Allora, veramente sei un esempio per tutti noi, per tutta Cancello, per tutta San Felice, nella speranza che il tuo coraggio incidi anche altri a fare la stessa decisione. Qui da noi si può fare bene, è difficile, ma si può fare bene. 3, 2, 1, auguri! E lo facciamo un applauso a questa meravigliosa location, il giardino dei piccoli, a Fabio e a Barbara e tutto lo staff che darà vita a questa emozionante avventura. Mi associo agli auguri in bocca al lupo che ha fatto il nostro parroco Don Carmine, perché iniziare una nuova attività a San Felice a Cancello per me è motivo di vanto e quindi auspico che tutti i giovani intraprendano attività e restino sul nostro territorio. Questa è una cosa fondamentale per un'amministrazione pubblica. Quindi è un incentivo anche per gli altri giovani della zona di venire a investire a San Felice, perché effettivamente a San Felice si può come in tutte le altre zone, quindi bisogna solo crederci e noi come amministrazione dobbiamo lavorare per far sì che i servizi siano all'altezza della situazione, del compito che voi ci chiedete di svolgere. Allora, io ci tenevo a fare tantissimi, ma tantissimi auguri a Fabio e a Barbara per il giardino dei piccoli, che è veramente un asilo davvero bello, 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 bello. Io ci tengo con tutto il cuore perché so quanto Fabio e Barbara ci tengono per questa attività. E quindi in bocca al lupo e ancora tantissimi auguri di vero cuore da Enzo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Antonella, sono la maestra, farò parte di questo nuovo staff. Di questo asilo bellissimo che ha intrapreso Fabio, mi occuperò dei bambini dei 4 e 5. È un asilo paritario, Giardino dei Piccoli, è una scuola dell'infanzia, asilo nido e sezione primavera. Effettuiamo vari servizi, principalmente ovviamente quelli dedicati all'attività scolastica prima delle elementari, quindi bambini da 1 anno a 5 anni, fino poi ad arrivare anche bambini dai 6 ai 10 anni per il doposcuola. La struttura è sezionata per gestire tutti i bambini, quindi ogni aula è dedicata ad un'età di bambini, diciamo, all'età di un bambino, quindi c'è l'età per i più piccoli, l'età per la sezione primavera e la sala, scusa, chiedo scusa, la stanza per l'aula per il doposcuola. Oltre ad effettuare vari servizi, offriamo anche servizi per le feste, quindi è una ludoteca, quindi c'è un'aula solo dedicata alle feste, dove i genitori dei bambini possono organizzare insieme a noi tutta la festa, comprendendo dall'inizio alla fine tutto, cioè partiamo dal buffet fino ad arrivare ai palloncini, fino ad arrivare ai vari giochi e quant'altro, ovviamente includendo anche l'animazione. Io sono la maestra Barbara, ci troviamo al Giardino dei Piccoli, asilo paritario, ci troviamo in via e che dire, auguri a noi per questa nuova esperienza, è una nuova apertura, una nuova gestione, quindi vi aspettiamo in tanti, aspettiamo i vostri piccoli per renderli partecipi il più possibile con tutte le nostre attività. Non lo fa cadere perché questi fanno paura, sono come una folletta. Aspirano e entrano a cuor di mano, quindi ti passo indietro. Due regali, un regalo a questa principessa. Tieni, questo è per te, ma tieni. Ciao, che bello. Ciao, Pippi Casellunghe.
E quest'altro regalo, cioè, ci hai fatto un regalo, guarda, pure schifate, capito? No, questo regalo qui io lo voglio dare ad un'altra donna. Eccola lì, la signora bionda, guarda che bella con quell'occhialino da sole, la signora. Ma sta scendendo romana, signore, salve, signora. Chi è? La signora bionda qui, eccola. Ah, prego signora, questo è un regalo per lei, mantenga. Nessuno l'ha toccato a parte te? E allora scusatemi un attimo il culetto. Apro la scatola. Eccola. E chiedo a voi più piccoli. Vediamo chi indossa. Secondo voi all'interno di questa scatola che lei aveva tra le mani, che cosa abbiamo? Cosa c'è qui? La dillo! La, fammi sentire! Brave, tutte e due! Avete sbagliato tutte e due, perché ci sta un'altra scatola. Domani sei più fortunato.